Ciao a tutti, allora sono arrivato anch'io adesso qui a San Pietro Mosezzo dove è avvenuto il rogo stamattina presso la Chemie SRL, questa azienda che inquadriamo. Chiuma Torino sul posto. Ancora appena dallo stabilimento, ma nulla di che, per fortuna nessun morto, nessun ferito. Adesso vi faccio vedere tutta l'attività che c'è. Ecco, vedete la schiuma, il capannone è completamente bruciato. La situazione è questa, come potete vedere ci sono i mezzi dei vigili del fuoco, ce n'è tantissimi. Tanti sono anche andati via, c'era un mezzo dell'aeronautica militare che è intervenuto anche, come vedete ancora qualche fiamma all'interno, magari qualche piccola, cioè non c'è più il rogo di stamattina, chiaramente qualche piccola fiamma, hanno smesso appena adesso di spegnere, di insomma irrorare con gli idranti. L'azienda è completamente, chiaramente, completamente distrutta. Hanno spento utilizzando anche una schiuma, ci sono truppe televisive, c'è Rai 2, insomma ne ho viste tante altre di emittenti nazionali. Per fortuna, come riportato dalle testate giornalistiche, dalle emittenti televisive, nessun morto e nessun ferito. Questa mattina volevo appunto farvi vedere com'è la situazione adesso. Un po' di fumo si vede ancora all'interno. Come vedete hanno appena ripreso a spegnere perché ancora ci sono dei piccoli focolai all'interno del capannone. La maggior parte dell'aria è stata messa in sicurezza dalle forze dell'ordine, dai vigili del fuoco. E addirittura lungo la strada, mentre venivo qui, ho notato tantissimi mezzi dei carabinieri, della polizia, insomma, che rientravano, anche la polizia locale. Sono rimasti i vigili del fuoco per un danno di tale entità che ha provocato non poche preoccupazioni sul territorio novarese. Abbiamo visto anche le dirette del sindaco Canelli, che inizialmente invitavano i cittadini a rimanere in sicurezza all'interno della propria abitazione. E adesso l'aria per fortuna sembra buona, il cielo è azzurro, non c'è più nessuna colonna di fumo, tutti quanti stanno procedendo nelle attività. Non c'è molto da dire, sui social network avete chiaramente visto già dalle prime ore del mattino filmati e fotografie che giravano da tutta la provincia di Novara relativamente alle fiamme, relativamente alla colonna di fumo,
e tutto quello che consegue, la preoccupazione delle prime ore del mattino, adesso sembra tutto rientrato chiaramente. Un'altra cosa, ho sentito alcune persone che lavorano in aziende vicine a questa che è stata coinvolta nel rogo, in tutta l'area, sicuramente l'area qui nelle immediate vicinanze, è stata tolta precauzionalmente l'energia elettrica. Sicuramente dal pomeriggio di oggi tutte le aziende riprenderanno a lavorare normalmente, si presume, relativamente al discorso che l'area è stata completamente evacuata. Buon proseguimento a tutti e alla prossima.